Gentili telespettatori, buona giornata. La notizia è che la RAI, Radio Televisione Italiana, ci ripensa. La giornalista che aveva detto che gli italiani erano razzisti, impresentabili e fascisti, non ci vado più in Italia, sono tutti fascisti. La RAI ci ripensa e la invita di nuovo al Festival di Sanremo. Inizialmente, 2 giorni fa, gli avevano detto nessun contratto, praticamente avevano fatto capire persona non gradita, ovviamente per gli insulti e anche perché i temi che vuole portare al Festival di Sanremo non sono da Festival della canzone italiana, non c'entrano assolutamente niente. Invece il suo intervento adesso prevede un breve monologo sul tema della violenza sulle donne. Chissà che cosa c'entra al Festival della canzone italiana un tema così importante che dovrebbe trovare posto in altre trasmissioni. Comunque, addirittura, attenzione, non è chiaro se Rula Gebrel sarà la da sola a condurre una serata del Festival di Sanremo con Amadeus, oppure se verrà affiancata da un altro personaggio femminile. Quindi dal niente contratto a conduttrice assieme ad Amadeus per una puntata, no? E io credo veramente che l'Italia sia un paese di quacquaraquà, eh? Con quacquaraquà voi gli potete sostituire il quacquaraquà con tutte le paroline che voi volete. Hanno fatto una bella riunione in Viale Mazzini che ha sancito l'accordo tra l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di Rai 1 Teresa De Santis e lo stesso Amadeus sull'ingresso della giornalista nel cast della manifestazione. Monologo sul tema della violenza sulle donne, così come richiesto sin dall'inizio da Amadeus, l'altro genio. Molti consiglieri della Rai avevano presentato la loro preoccupazione che la presenza di questa giornalista non era super partes e si sarebbe distinta per alcune affermazioni contro l'Italia, definendoli razzisti, come aveva già fatto in precedenza senza nessun problema. Ma attenzione, chi è che scende in campo per difendere questa giornalista? Indovinate un po', una parte della sinistra Italia Viva tramite Davide Faraone, no? Faraone, no? Che aveva chiesto la convocazione della commissione di vigilanza sulla RAI. Avevano anche accusato Salvini, la RAI, sempre questo faraone, si genuflette a Salvini e Salvini aveva risposto: ma fate un po' quello che volete, ma invitate quello che volete, chi volete. Aveva solo detto: non si può però trasformare il Festival di Sanremo in un comizio politico di parte. I comizi si fanno in piazza o da altre parti. E lei aveva risposto, attenzione alla risposta, io censurata perché difendo i nuovi italiani. I nuovi italiani, cosa sono quelli appena usciti dal concessionario? Quelli immatricolati nel 2020 o nel 2019? Ma chi sono i nuovi italiani? Quelli vestiti da Star Trek? Chi sono i nuovi italiani? E chi sono quelli che non sono nuovi? Tutti gli altri che sono razzisti? Capite che c'è qualcosa che non va. Sentite la signora del PD, senatrice Valeria Fedeli, che dice un dietrofront della RAI. Ma questo è un passo avanti. È un passo avanti positivo. Complimenti anche al PD. Poi aggiunge bene Rai 1 per una scelta che porterà contenuti importanti, competenza e qualità. Non solo musicale, all'evento più popolare della TV italiana, ma chi guarda il festival è lì per sentire le canzonette, a volte un po' discutibili, di cantanti che si ascoltano solo al festival. Dice quella persona lì, ma l'ho già sentita, sì, perché si presenta solo al festival, poi nelle radio non si sente mai, no? Vivono e sopravvivono dentro il Festival di Sanremo, quella cosa un po' curiosa, no? Quei nomi che per anni vivono lì dentro, no? Poi nessuno compra perché i dischi non si comprano più ormai.
Ma sentite quest'altra è veramente agghiacciante, eh? Polemiche su Pavone e Anastasio. Ma perché polemiche su Rita Pavone? Perché sarebbe stata letta in chiave sovranista. Rita Pavone, una cantante degli anni 60, che viene letta in chiave sovranista. Veramente è un paese che fa pena l'Italia, eh? È un paese che fa pena. E poi il rapper Anastasio, in cui la scelta viene ascritta in un'area di destra, no? Il rapper di destra e Rita Pavone sovranista, no? Arriverà con lo scettro, la corona, ci sono il sovrano. Intanto Mimmo Lucano, Ariace, lui sta con le sardine. Realmente le sardine sono andate lì a manifestare il loro sostegno a questa persona accusata di una lista di reati veramente lunghi, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla produzione di documenti d'identità falsi, all'associazione a delinquere, eccetera, eccetera. Le sardine sono andate lì a sostenerlo. Chissà che cosa sostengono, forse. Ma non ho idea di che cosa vogliano sostenere le sardine Ariace da Mimmo Lucano, forse perché aiutava illegalmente e faceva documenti falsi ai migranti, una sorta di eroe senza tempo, non so, il benefattore del documento falso, quello che ristrutturava coi soldi dei migranti l'appartamento, perché la lista di reati ne ha fatti veramente di tutti di più e lui dice: io rifarei tutto, fantastico. Quel io rifarei tutto che va di moda è bellissimo. Io rifarei tutto, no? Quindi le sardine, o chi si dice di essere sardina, va lì, perché basta andare con un pesce ritagliato sul cartone e tu sei, ti senti una sardina, no? Ti senti parte di un qualcosa, no? Delle sardine Jasmine Cristallo, no? Dice: questo paese è ancora un simbolo. Caspita, che bel simbolo! Chiedi alla magistratura che bel simbolo che è. Salvini aveva criticato la manifestazione. Vogliono colonizzare la Calabria, capito? Gli imperialisti di Salvini che vogliono impossessarsi della Calabria. Sardine parlano ancora dicendo: sono qui in qualità di cittadino. Beh, ovvio, in qualità di che cosa? Di sovrano, di militare, no? Sono qui in qualità di cittadino. In quale qualità volevi essere lì? No? Il pompiere, vigile del fuoco. Vabbè, sono qui in qualità di cittadino, uno dei luoghi simbolo dell'accoglienza italiana. E che bel simbolo, no? Andate a leggervi i reati di cui è accusata l'amministrazione comunale. E poi vedete che bel simbolo, no? Il teorema delle sardine sull'opposizione alla destra di Salvini corrisponde al mio pensiero, dice Mimmo Lucano, orgoglioso, no? Di vedere lì delle persone che sostengono l'uomo. E Mimmo Lucano dice: tutti insieme appassionatamente contro Salvini. Ma le sardine non erano un movimento che non era contro nessuno. Come contro Salvini. Ma qui c'è una contraddizione continua, no? La gentilezza delle parole e augurano la morte. Noi non siamo contro nessuno, però siamo qua contro Salvini. Noi non siamo schierati con nessun partito, andate da Mimmo Lucano, indagato per associazione a delinquere, eccetera, eccetera, c'è una lunga lista, ho fatto un video l'altro giorno. Mimmo Lucano dice: sono convinto che scendere nelle piazze per un confronto aperto è sempre un fatto importante. Dobbiamo costruire entusiasmo e non isolamento e sperare che il messaggio di solidarietà diventi sempre più grande, un messaggio che voglio trasmettere anche agli scettici, essere più aperti possibile e inclusivi con tutti. Beh, certo, Mimmo Lucano, però l'associazione a delinquere, truffa, ai danni dello Stato, produzione di documenti falsi e un'altra sevizia di reati, non mi sembra che sia un messaggio. Quello è il messaggio che vuoi trasmettere anche agli scettici. Ma per il capo sardina, Jasmine Cristallo, no? Che dice: ma è azzardato e doloroso definire leghista il paese di Riace.
hanno votato Lega Riace, e Riace è a maggioranza un paese leghista, però lei dice che è azzardato, no? È doloroso definire leghista il paese di Riace, che pur senza i cartelloni dedicati all'accoglienza, rimossi dalla nuova amministrazione comunale, rimane un simbolo, sì, il simbolo dell'associazione a delinquere. Ma secondo voi, questo paesino Riace, con quest'uomo così importante e simbolico, come mai ha votato Lega? Come mai ha vinto la Lega? Come mai? Eh? Come mai? Ma poi sentite, Cristallo, sempre la signorina, dice: questa è la Calabria che è andata nelle università. È fantastico. Il modello Riace ci ha portato in giro per il mondo per cose buone e belle. I guai giudiziari di Lucano si dovranno stabilire nelle sedi opportune e i processi non si devono fare sui social. C'è tanta gente che crede nell'incontro con l'altro. Ma chi è l'altro? Con l'altro che non è nemico da temere, ma un'opportunità di crescita e di evoluzione. Ebbè, il modello di Riace è esportato nel mondo. I magistrati hanno definito il modello di Riace un modello, un'associazione a delinquere di stampo criminale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. In internet e fuori da internet. Grazie e vi auguro buona giornata.